Toscana Centro informa il nostro spazio di approfondimento dedicato ai temi della salute e della medicina. In particolare parliamo del nuovo modello di accesso alle prestazioni per la specialistica ambulatoriale. Lo facciamo con i nostri ospiti in studio, che sono la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore dell'ospedale San Jacopo di Pistoia e rappresentanza anche della direzione sanitaria generale e del, eh, con il dottor Leonardo Pasquini che è il direttore del CUP dell'ASL. Al Toscana Centro, parliamo proprio di CUP, del modello competitivo, ne discutiamo prima però, come sempre, la nostra scheda che ci introduce all'argomento. Ottimizzare le risposte nei confronti dei cittadini, garantire loro le prestazioni il più possibile vicino ai luoghi di residenza, assicurare la distribuzione dei servizi in modo omogeneo in tutti i territori, realizzare sinergie efficaci per ridurre i tempi di attesa di esami e visite. Sono le finalità del nuovo modello di CUP messo in campo dall'ASL Toscana Centro che sta recependo e applicando la delibera regionale, in particolare la novità consiste nel separare il primo accesso gestito dai medici di famiglia dalle prestazioni di secondo accesso, cioè il controllo. È stato inoltre attivato il cosiddetto modello competitivo, chiamando il call center aziendale di riferimento territoriale nel caso di indisponibilità dell'appuntamento sono indicate al cittadino le strutture convenzionate con l'azienda per la prestazione richiesta. Con questa nuova modalità applica Secondo le indicazioni regionali il cittadino deve sempre avere l'appuntamento. Dottoressa Di Renzo, ci sono delle parole chiave. Una di queste è priorità di visita e poi ci sono diverse tipologie di prenotazione, tutto finalizzato al rispetto dei tempi di attesa. Come funziona il sistema? Quando si parla di specialistica ambulatoriale, inevitabilmente si parla di liste d'attesa, per cui un buon governo delle liste d'attesa è l'obiettivo prioritario per garantire equità di accesso alle prestazioni a tutti i cittadini. Per questo motivo, il governo regionale delle, delle liste d'attesa Ehm, ha stabilito delle, ehm, tre, diciamo, tre aspetti fondamentali, ha preso in considerazione intanto il eh, governare correttamente la domanda e in questo modo modulare l'offerta. Per quanto riguarda l'organizzazione della domanda, i tre eh, principi fondamentali sono quelli legati al quesito diagnostico che deve essere espresso nella prescrizione medica. La tipologia di accesso, che quindi è stato in maniera prioritaria e fondamentale questo aspetto diviso tra primo accesso e eh, controlli, quindi eh, ulteriori accessi, e ehm, soprattutto il codice di priorità che è legato quindi all'urgenza clinica. Vediamolo anche nel, con l'aiuto delle nostre grafiche, questo codice di priorità che non deve servire a noi, deve servire al nostro medico naturalmente, però. Bene saperlo, eh, infatti il... la nostra grafica dice che a ciascuno va il suo codice di priorità a cui corrisponde un tempo massimo d'attesa. I codici sono eh, stati suddivisi in uh, urgente, che ha un tempo massimo di 72 ore all'erogazione della prestazione, il, il codice B, cioè breve, la prestazione deve essere erogata nel più breve tempo possibile, il tempo massimo è di 10 giorni e eh, codice D, cioè di prestazione differibile. Dove ehm, appunto il tempo massimo per le visite di 15, da 15 a 30 giorni e per le prestazioni di diagnostica ehm, è di eh, 30-60 tempi massimi e eh, il codice P, il programmabile, ovviamente sono codici residuali eh, che hanno un tempo massimo di 120 giorni. E questo consentirà quindi al medico di medicina generale o, e quindi al prescrittore di eh, definire in base all'urgenza clinica eh, il codice di, e quindi il tempo di erogazione della prestazione. C'è una legge che definisce tutto questo, l'abbiamo solo da noi in Toscana oppure in tutto il resto del Paese hanno... C'è il piano nazionale del, delle liste d'attesa che la Regione ha recepito prontamente e con delibera di giunta regionale del 2019 abbiamo quindi dato le gambe al modello. Eh, di suddivisione appunto di, eh, nei codici di priorità. La Regione Toscana diciamo, è eh, molto avanti nel, nello sperimentare anche nuovi modelli di cui parleremo. Dottor Pasquini, invece, il medico di medicina generale è tenuto anche a specificare se si tratta di una prima visita oppure di un successivo controllo. Questo è il discrimine fondamentale che ci serve. Perché? Ci serve perché noi stiamo rimappando tutta l'offerta delle agende del sistema Toscana Centro per andare incontro proprio alla medicina generale, perché il cittadino è dalla medicina generale che parte e dal mese di giugno la medicina generale può specificare nella ricetta dematerializzata se primo accesso è un controllo. Per un primo accesso rispettiamo i codici di priorità e abbiamo fatto un sistema a supporto che ci garantisce il rispetto dei tempi. Guardate, Perché... dalla nostra grafica è molto esplicativa nel primo accesso in quanti modi si può, appunto, entrare. Noi abbiamo fatto un sistema in cui il primo accesso lo allarghiamo il più possibile per avvicinare il cittadino a una prenotazione semplice. Questo ci è permesso anche perché con la ricetta dematerializzata la prenotazione si semplifica, in quanto è possibile avere il codice fiscale del cittadino. È un numero chiamato NR Dopo lo vediamo con la nostra eh, grafica specifica e successiva. Intanto io volevo approfondire proprio questo concetto. Il primo accesso per vedere che cosa hai, eh, la tua gravità e intervenire immediatamente. Non è banale perché con un primo accesso. Anticipato nei tempi si può salvare anche la vita e magari potrebbe fortunatamente non servire poi. Una visita specialistica si potrebbe risolvere già il problema da subito. Beh, questo ce l'auguriamo in molti casi, però la tempestività in questo caso è fondamentale. La tempestività è fondamentale, ma noi abbiamo fatto addirittura un sistema che per il primo accesso con codice di priorità U è direttamente il medio di medicina generale che può chiamare un numero verde dedicato apposta alla medicina generale e il cittadino prima di uscire dall'ambulatorio sa quando presentarsi nel rispetto eh, dei, dei tre giorni in maniera tale mettiamo tranquillità anche allo stesso medico ma una fiducia nel sistema dal cittadino che esce dall'ambulatorio e sa in quale ospedale presentarsi giorno e ora. Ma la grande novità è aver fatto un sistema che impegna tutto il territorio dell'azienda Toscana Centro in maniera uniforme per i cittadini di Pistoia, per i cittadini di Prato, per i cittadini di Empoli, per i cittadini... Di Firenze perché la grande sfida è avere servizi uguali per tutti i cittadini dell'azienda Toscana Centro. Vediamo anche la nostra eh, copertura con eh, l'accesso online alla prenotazione. Questo, intanto, vabbè, questo è il, il secondo accesso. Abbiamo un canale solo, no? si, riduce, eh, diciamo, si riduce drasticamente il numero il... delle freccette. Si vede bene. Il secondo accesso, noi non vogliamo che il cittadino ritorni dal suo medico di famiglia. Ma è il professionista che, se reputa il bisogno clinico, effettua la prenotazione. Ma in più che la prenotazione, effettua la ricetta dematerializzata che non sarà più un primo accesso, ma sarà un controllo. Tornando invece al primo accesso, parliamo anche di integrazione tra pubblico e privato, importantissima, che viene introdotta nella procedura online. Eh, si vede subito eh, che viene offerta anche questa possibilità con esatto. i convenzionati. Noi abbiamo fatto una scelta di privilegiare i primi accessi nell'offerta anche fra accreditato e erogatore dell'ospedale. Cosa vuol dire? Abbiamo individuato un pacchetto ad hoc a Diso risorse in cui il cittadino può scegliere se andare Presso un presidio ospedaliero, ma anche presso un accreditato. Ma la forza maggiore è stata quella di mettere tutte le disponibilità su un sistema online in cui. Noi lo vediamo, tutto, la prima disponibilità nella tua zona. In tutto il territorio dell'azienda Toscana Centro un cittadino in maniera autonoma, ma anche tramite gli sportelli, ma anche tramite i medici di medicina generale o anche eh, tramite le farmacie può arrivare a vedere l'offerta ed è un'offerta trasparente nella sì. quale si rimette il cittadino che sceglie dove andare. Chi sceglie anche addirittura allora. Dottoressa Di Renzo, quali altri percorsi assistenziali che garantiscono la presa in carico del cittadino ci sono? Sono stati messi in campo? Diciamo che come rete ospedaliera eh, un contributo fondamentale è stato dato eh, per l'abbattimento delle liste. Eh, riallacciandosi anche al, um, al discorso che si diceva delle urgenze, quindi del codice U per il medico di medicina generale, è stata data proprio la possibilità di accedere a percorsi veloci, quindi il cosiddetto fast track. Il fast track è una modalità organizzativa che prevede la presa in carico del, del paziente in ospedale, in modo tale eh, che possa essere gestito anche nelle fasi successive, se ce ne fosse la necessità. Proprio perché si tratta di prestazione eh, prenotata in urgenza, il medico di medicina generale attraverso il numero verde può chiamare direttamente eh, il percorso appropriato e eh, ha, sa che ha un, un posto dedicato, uno o due, insomma ci sono dei posti dedicati per i pazienti eh, di, questo, di questa tipologia. Quindi eh, sono percorsi protetti, cosiddetti protetti di fast track, eh, garantiti in tutta l'Asle Toscana Centro garantiti in tutti gli ospedali e per tantissime specialistiche. Si passa anche dall'ospedale come per esempio il San Jacopo di Pistoia, si passa anche da lì. Qual è il futuro? Il futuro delle prenotazioni. Abbiamo visto l'online, eh, quali sviluppi ci sono anche a livello tecnologico perché le freccettine ancora della, della prenotazione al CUP si possono ampliare. Dipende anche dalle attitudini di ognuno, ma siamo sempre più nativi digitali, per esempio. Noi abbiamo due grandi sfide. La prima sfida è quella di mettere a disposizione dei cittadini un unico numero aziendale per tutto il territorio dell'azienda Toscana Centro. Un numero che permette un accesso semplice con una centrale telefonica di ultima generazione. La seconda sfida è quella di avere un unico applicativo nella, nel quale inserire tutta l'offerta della specialistica ambulatoriale in modo uniforme, chiaro e trasparente per tutti i territori dell'azienda Toscana eh, Centro. In questo avremo poi la possibilità di ampliare a tutti i potenziali prenotatori la stessa modalità e lo stesso software a tutte le farmacie, a tutti i medici di medicina generale, a tutti gli accreditati, a quei comuni che presso gli URP hanno interesse o intenzione di fare la prenotazione, a tutto quel sistema dell'online e eh, del futuro digitale come le app che ci permetteranno di avere un sistema eh, agile, eh, veloce, chiaro e determinante. È chiaro che questo è uno sforzo impegnativo, è uno, è uno sforzo collegiale di tutta l'azienda Toscana Centro, perché noi siamo in presenza di un'azienda che ha e eroga servizi per due milioni di cittadini. Dottoressa, un'opinione personale è stata un po' la chiave di volta questa separazione tra primo accesso e successivi ha funzionato nella sua esperienza quotidiana, voglio sapere. Eh? È stata la chiave di volta perché eh, è giusto per il cittadino che i due percorsi siano separati, perché in un caso siamo ancora in una fase eh, di primo contatto col servizio sanitario per cui eh, la persona deve essere ancora inquadrata, deve ancora avere una diagnosi in molti casi e quindi è giusto che abbia eh, una priorità di accesso. Eh, le visite successive sono prevalentemente visite di follow-up, di controllo, che trovano risposte anche in a, con altri modelli organizzativi, tra cui ormai sperimentati in tutti gli ospedali dell'Alto Scana Centro il modello del de-service che ha consentito attraverso l'organizzazione di percorsi eh, multispecialistici eh, di prestazioni ambulatoriali di rispondere alle esigenze del cittadino senza andare a, ad accrescere le liste d'attesa già di per sé Perché abbastanza Perché le lista d'attesa è una parola che pesa e deve pesare sempre meno. Io ringrazio i miei ospiti, studio la dottoressa Lucilla Di Renzo, il dottor Leonardo Pasquini e ringrazio naturalmente voi per aver seguito anche questa puntata di ASL Toscana Centro Informa. Arrivederci.